le stelle, la luna è fiorente, notte dischiude la torre lucente. Ballate riuniti, ballate ben lieti, piede una piuma, l'erbe e tappeti, l'ombra svanisce, il fiume d'argento, trovarsi qui a marzo, dolce momento. Nella terra di Mordor, dove l'ombra nera scende. Minicoma, tu ti chiedi di me. Minicoma, ide ti ne. Minicoma, ostie ti ne. Ide tu mortis, tosi morti di te. Moniero nosse, iasi di affuni in carica. Un anello per domarli, un anello per trovarli. Un anello per ghermirli e nel buio incatenarli, nella terra di Mordor, dove l'ombra cupa scende. Ogni cosa Gollum, Gandalf, Frodo, Siena,
Per suo tramite, riuscì a dormire. Il nemico ha saputo che l'unico anello è stato ritrovato. Egli sa dove cadde Isildur. Sa anche esattamente dove Gollum trova il suo tesoro. Sa che è uno dei grandi anelli, poiché dà la longevità. Sa che non è uno dei tre, dal momento che non sono mai stati smarriti e che non sopportano la malvagità. Sa che questo non è uno dei sette o uno dei nove, già che quelli sono tutti sotto il suo controllo. Sa che questo è l'unico. E credo che finalmente abbia anche sentito parlare degli Hobbit e della Contea. La Contea forse la sta cercando ora, se non ha già scoperto dove si trova. Mio caro Frodo, temo proprio che egli possa pensare che il nome Baggins, a lungo inosservato, sia diventato di colpo importantissimo. Ma è una cosa atroce, gridò Frodo. Molto, ma molto peggio delle peggiori conclusioni che avevo tratto dalle tue allusioni e dai tuoi ammonimenti. O Gandalf, il più caro e sincero tra i miei amici, che devo fare? Che peccato che Bilbo non abbia trafitto con la sua spada quella vile e ignobile creatura quando ne ebbe occasione. Peccato. Ma fu la pietà a fermargli la mano. Pietà e misericordia. Egli non volle compire senza necessità. E fu ben ricompensato di questo suo gesto, Frodo. Stai pur certo che sei stato grandemente risparmiato dal male? Riuscendo, infine, a scappare ed a trarsi in salvo, è proprio perché all'inizio del suo possesso dell'anello vi era stato un atto di pietà. Mi dispiace, disse Frodo, ma sono terrorizzato e non ho alcuna pietà per Gollum. Non l'hai visto? Interrogò Gandalf. No, e non ho alcuna intenzione, disse Frodo. Non riesco a capirti. Vuoi dire che tu e gli elfi l'avete lasciato continuare a vivere impunito dopo tutti i suoi atroci crimini? Al punto in cui è arrivato, è certo malvagio e maligno come un orchetto e bisogna considerarlo un nemico. Merita la morte. Se la merita, e come? Molti tra i vivi meritano la morte e parecchi che sono morti avrebbero meritato la vita. Sei forse tu in grado di dargliela? E allora non essere troppo generoso nel distribuire la morte nei tuoi giudizi. Sappi che nemmeno i più saggi possono vederne tutte le conseguenze. Il signor Bilbo Baggins, ho perso i nani, ho perso lo stregone e non so dove sono. Né mi importa di saperlo, se solo riesco a uscire di qui. Che cosa hai in mano? Disse Gollum, guardando la spada che non gli piaceva affatto. Una spada? Una lama che fu forgiata a Gollum. Disse Gollum, e si fece educatissimo. Forse dovremmo sederci qui e chiacchierare un pochettino, tesoro mio. Gli indovinelli gli piacciono, forse gli piacciono, non è vero? Era ansioso di mostrarsi amichevole, almeno per il momento, e fin tanto che non ne sapesse più sulla spada e sul Hobbit. Se fosse veramente tutto solo, se fosse buono da mangiare e se lui dorme non avesse veramente fame. Gli indovinelli erano la sola cosa che gli fosse venuto in mente. Pochi e talvolta risolverli era stato l'unico gioco che avesse mai giocato con altre buffe creature che sedevano nelle loro caverne, in un passato lontano lontano, prima di perdere tutti i suoi amici e di essere scacciato via, solo, e di scendere furtivamente nelle tenebre sotto le montagne. Benissimo, disse Bilbo, che era ansioso di mostrarsi d'accordo, fin tanto che non ne sapesse di più su quella creatura. Se fosse solo, se fosse aggressivo o affamato, e se fosse un amico degli occhi. Comincia tu, disse, perché non aveva avuto il tempo di pensare all'indovinello. Così Gollum si tirò. Radici invisibili ha, più in alto degli alberi sta, lassù fra le nuvole va, e mai tuttavia crescerà. Facile, disse Bilbo, la montagna, penso. Indovina così facilmente. Deve fare a gara con noi, tesoro mio. Se il tesoro domanda e lui non risponde, lo mangiamo, tesoro mio. Se lui domanda e noi non rispondiamo, allora facciamo quello che vuole, eh? Sì, vi faremo vedere la via d'uscita. D'accordo, disse Bilbo. Non osando contraddire, stillandosi disperatamente il cervello per farsi venire in mente qualche indovinello che potesse salvargli la vita. 30 bianchi destieri sul colle rosso battono e mordono, ma nessuno si è mosso. Questo fu tutto quello che gli venne in mente di chiedere. Non riusciva a pensare ad altro che a mangiare. Era per giunto un indovinello vecchio e Gollum sapeva la risposta proprio come voi. Bazzeccole, bazzeccole, sibilò. I denti, tesoro mio, ma noi ne abbiamo solo sei.
Poi pose il suo secondo indovinello. Non ha voce e grida fa, non ha ali a volo va, non ha denti e morsi dà, non ha bocca e versi fa. Un attimo, gridò Birbo, che stava ancora pensando con angoscia al fatto di essere mangiato. Per fortuna una volta aveva già sentito qualcosa di abbastanza simile e recuperando le proprie facoltà mentali gli venne in mente la risposta. Il vento naturalmente, disse, e fu così contento che ne coniò uno lì per lì. Questo metterà in imbarazzo questa repellente creatura sotterranea, pensò. Un giorno, un occhio in un azzurro viso vide un altro occhio in un verde viso. Quell'occhio è come me, però è laggiù, mentre il mio occhio se ne sta quassù. Sss, disse Gollum. Era stato sottoterra per tanto di quel tempo che ormai andava dimenticandosi questo tipo di cose. Ma proprio quando Bilbo cominciava a sperare che il miserabile non sapesse rispondere, Gollum riportò a galla i ricordi lontani lontani, quando viveva con la nonna in una caverna sull'argine di un fiume. Sì, tesoro mio, disse. Vuol dire il sole sulle margherite, vuol dire. Ma questo tipo di indovinelli che riguardavano le cose normali e comuni della vita terrena lo stancavano molto. Inoltre gli ricordavano i giorni in cui era stato meno solo, spregevole e meschino. E questo gli fece perdere le staffe. Non solo, ma gli fece anche venire fame. Così questa volta tentò qualcosa di un po' più difficile e più sgradevole. Vedere non si può e neanche sentire. Fiutare non si può e neppure udire. Sta sotto i colli, sta dietro le stelle ed empie tutti i vuoti, tutte le celle. Per primo viene e ultimo va. A vita e riso termine dà. Sfortunatamente per Gollum, Bilbo aveva già udito qualcosa di simile e comunque la risposta si trovava tutta attorno a lui. Il buio, disse, senza neanche grattarsi la testa o lambicarsi il cervello. Senza coperchio, cerniera, chiave e cerniera, uno scrigno, cielo, una durata sfera. Così disse, tanto per guadagnare tempo, finché non fosse riuscito a escogitarne uno veramente difficile. Questo pensava che fosse proprio roba da bambini, anche se non l'aveva posto nella solita forma. Ma si rivelò un brutto enigma per Gollum. Sibilò tra sé e sé, ma non rispose. Borbottò e farfugliò. Dopo un po' Bilbo si spazientì. Beh, allora, disse, la risposta non è una pentola che bolle, come sembra che tu pensi a giudicare dal rumore che fai. Dacci un po' di tempo, che ci dia un po' di tempo, tesoro mio. Beh, disse Bilbo, dopo avergli dato un bel po' di tempo, che ne diresti di rispondere? Ma un tratto Gollum si ricordò di quando predava ai nidi molto tempo addietro e sedeva sotto l'argine del fiume insegnando a sua nonna come succhiare. Sì, le uova, sibilò, sono le uova. Poi chiese, vive senza respirare, freddo come morte pare, beve ma non è assetato, non tintinna corazzato. A sua volta egli pensava che questo fosse un indovinello facilissimo, perché la risposta era costantemente al centro delle sue preoccupazioni. Ma sul momento non gli venne in mente niente di meglio, tanto l'aveva messo in agitazione la domanda sulle uova. Ciò nonostante era un enigma per il povero Bilbo che non aveva mai avuto niente a che fare con l'acqua, fin tanto che aveva potuto farne a meno. Immagino che sappiate la risposta naturalmente, o che possiate indovinarla in un batter d'occhio, dal momento che ve ne state seduti comodamente a casa e il rischio di venire mangiati non turba minimamente le vostre meditazioni. Bilbo si sedette e si schiarì la gola un paio di volte, ma non diede nessuna risposta. Dopo un po' Gollum cominciò a sibilare tra sé e sé con gioia. È buono, tesoro mio, è sugoso, è deliziosamente croccante. Nell'oscurità egli cominciò a scrutare Bilbo. Un attimo, disse l'Hobbit rabbrividendo. Poco fa ti ho dato tutto il tempo che volevi per pensare. Si deve sbrigare, disse Gollum, accingendosi a scendere dalla barca per avvicinarsi a Bilbo. Ma quando mise in acqua il suo lungo piede palmato, un pesce ne saltò fuori spaventato e cadde sulla luce di Bilbo. Brrr, disse egli, è freddo e viscido. E così indovinò. Il pesce, gridò, è il pesce. Gollum fu terribilmente deluso. Ma Bilbo gli pose subito un altro indovinello, così che Gollum dovette salire sulla barca a pensare. Senza gamba sta su una gamba, due gambe gli siede accanto su tre gambe, quattro gambe ne prende un po'. Non era il momento migliore per porre questo indovinello, ma Bilbo aveva fretta. Forse se egli fosse stato in un altro momento, Gollum si sarebbe trovato in difficoltà a risolverlo. Stando le cose come stavano, parlando cioè di pesci, senza gambe, non era proprio tanto difficile. E indovinato questo, il resto era facile. Un pesce su un tavolinetto, un uomo a tavola seduto su uno sgabello e il gatto a mangiare le dische. Questa ovviamente è la soluzione, e Gollum ci arrivò ben presto. Poi pensò che era arrivato il momento di chiedere qualcosa di difficile e di orribile. E così disse, questa cosa ogni cosa divora, ciò che abita la fauna, la flora. Il re abbatte e così le città, rode il ferro, il calcio, la calceggiatura, e dei monti pianure farà. Il povero Bilbo sedeva nel buio pensando a tutti gli orribili nomi di tutti i giganti e orchi di cui avesse mai sentito parlare nelle fiabe. Ma nessuno di essi aveva fatto tutte queste cose. Cominciò a impaurirsi.
E questa è una gran brutta cosa, se ci si deve pensare. Gollum cominciò a uscire dalla barca, si calò in acqua e sguazzò verso la riva. Bilbo poteva vedere i suoi occhi farsi più vicini. La lingua sembrava essergli seccata in bocca. Voleva urlare. «Dammi più tempo, dammi più tempo!» Ma tutto ciò che gli uscì in bocca in uno strillo acuto fu «Tempo, tempo!» Bilbo si era salvato per mera fortuna. Proprio questa, infatti, era la risposta giusta. Gollum fu deluso una volta di più e ora cominciava ad arrabbiarsi veramente e a stancarsi del gioco che gli aveva fatto venire una fame tremenda. Si sedette al buio vicino a Bilbo. Ciò mise l'Hobbit terribilmente a disagio e mentalmente sottosopra. «Deve farci una domanda, tesoro mio, sì! Ancora una sola domanda a cui rispondere, sì!» disse Gollum. Ma Bilbo non poteva assolutamente pensare a nessuna domanda con quel brutto coso freddo e umido seduto accanto a lui che lo toccava e palpava con le sue zampacce. Si grattò la testa, si diede dei pizzichi in vano. Non gli veniva in mente proprio niente. «Domanda, domanda!» disse Gollum. Bilbo si diede schiaffi e pizzichi, si afferrò alla sua piccola spada, cercò perfino in tasca con l'altra mano e vi trovò l'anello che aveva raccolto per terra nel tunnel e di cui si era dimenticato. «Che cosa ho in tasca?» disse ad alta voce. Parlava tra sé e sé, ma Gollum credette che fosse un indovinello e ne fu tremendamente sconvolto. «Non vale, non vale!» si gridò. «Non vale, tesoro mio! Non vale chiederci che cos'ha nelle sue brutte tascacce!» Rendendosi conto di quanto era successo e non avendo niente di meglio da fare, niente di meglio da chiedere, Bilbo insistette nella sua domanda. «Che cosa ho in tasca?» disse a voce più alta. Sibilò Gollum. «Deve farci dare tre risposte, tesoro mio! Tre risposte!» «Benissimo, sotto con la prima!» disse Bilbo. «Mani!» disse Gollum. «Sbagliato!» disse Bilbo, che per fortuna aveva tolto la mano di tasca. «Prova di nuovo!» disse Gollum più agitato che mai. Pensò a tutte le cose che lui stesso teneva in tasca. Fische di pesce, denti di orchi, conchiglio umide, un pezzetto d'ala di pipistrello, una pietra affilata per affilarci le sue zanne e altre cose orribili. Si sforzò di pensare a cosa potesse tenere in tasca l'altra gente. «Coltello!» disse alla fine. «Sbagliato!» disse Bilbo, che aveva perso il suo tempo addietro. «Ultima risposta!» Adesso Gollum era in uno stato tremendo, molto peggiore di quando Bilbo gli aveva fatto la domanda sulle uova. Si virò e farfugliò, si dondolò avanti e indietro, batté i piedi a terra, si contorse e si dimenò, ma ancora non osava sprecare la sua ultima risposta. «Forza!» disse Bilbo. «Sto aspettando!» Cercava di sembrare sicuro e baldanzoso, ma non stava affatto tranquillo su come sarebbe andato a finire il gioco, che Gollum indovinasse o meno. «Il tempo è scaduto!» disse. «Spago oppure niente!» strillò Gollum, che non era un giocatore molto corretto, dando due risposte insieme. «Sbagliati tutti e due!» gridò Bilbo, assai sollevato, e subito balzò in piedi. Appoggiò la schiena alla parete più vicina e protese la piccola spada. Naturalmente sapeva che il gioco degli indovinelli era sacro ed estremamente antico, e che perfino le creature più malvagie avevano timore di imbrogliare quando ci giocavano, ma sentì che non poteva fidarsi della parola data da quel coso viscido qualora esso si trovasse nella peste. Qualsiasi scusa sarebbe stata buona per non mantenerla, e dopo tutto quell'ultima domanda non era stato un vero indovinello secondo le regole antiche. Kirdan, il timoniere, si fece avanti ad accoglierli. Era molto alto, aveva la barba lunga e grigia ed era anziano, ma i suoi occhi erano sfavillanti come le stelle. Li guardò, si inchinò e disse: «Tutto è pronto». Poi Kirdan li condusse ai porti e una bianca nave li attendeva, e su un molo si ergeva un cavallo candido, una figura ammantata di bianco, e quando si voltò e venne loro incontro, Frodo vide che Gandalf portava ora visibile al dito il terzo anello, Narya, il grande, e la pietra era rossa come fuoco. Allora coloro che dovevano partire furono sereni, perché compresero che Gandalf sarebbe salpato con loro. Ma ora Sam era pieno di tristezza e gli parve che se la separazione sarebbe stata amara, più amara ancora era la via del ritorno. Ma mentre erano tutti là riuniti e gli elfi stavano salendo sulla nave e ogni cosa veniva preparata per la partenza, arrivarono a gran galoppo Pipino e Merry, e fra le lacrime Pipino rideva. «Hai cercato di andartene di nascosto già una volta, Frodo, e non ci sei riuscito», egli disse. «Oggi stavi quasi per farcela, eppure di nuovo fallito, ma non è stato Sam a tradirti questa volta, ma Gandalf in persona». «Sì», disse Gandalf, «perché sarà meglio che torniate in tre piuttosto che Sam da solo». «Ebbene, cari amici, qui sulle rive del mare finisce la nostra compagnia nella Terra di Mezzo.
andate in pace. Non dirò non piangete, perché non tutte le lacrime sono umane. Allora Frodo baciò Merry e Pipino e per ultimo Sam e salì a bordo. Le vele furono essate, il vento soffiò e lentamente la nave scivolò via lungo il grigio estuario. E la luce della fiala di Galadriel che Frodo teneva alta scintillò e svanì. La nave veleggiò nell'alto mare e passò all'ovest. E infine, in una notte di pioggia, Frodo sentì nell'aria una fresca fragranza e udì dei canti giungere da oltre i frutti. Allora gli parve che, come quando sognava nella casa di Bombadil, la grigia cortina di pioggia si trasformasse in un vetro argentato e venisse aperta, svelando candide rive e una terra verde a lume dell'alba. Io ero intenzionato a fermarmi qui perché è un momento per me altissimo, come rappresentare in maniera aggraziata e poetica questo momento che tutti ci aspetta e che, insomma, dobbiamo forse imparare ad affrontare, perché non è importante come si muore, ma è importante come si vive. Ma siamo ormai alla fine, leggerò le ultime righe. Per contrappasso da questo momento di altissimo lirismo, si ritorna alle cose quotidiane. Ma per Sam la sera diventò buia, mentre si teneva in piedi sulla riva e guardando il grigio mare, vide soltanto un'ombra sulle acque che scomparve presto ad occidente. Rimase a lungo lì immobile, udendo soltanto il sospiro e il mormorio delle onde sulle spiagge della terra di mezzo. Il rumore penetrò sino in fondo al suo cuore. Accanto a lui Merry e Pipino, immobili e silenziosi. Infine i tre compagni si allontanarono e partirono, tornando lentamente verso casa senza mai voltarsi, e non dissero una parola, ma ognuno traeva molto conforto dalla presenza degli amici sulla lunga strada grigia. Passarono infine i poggi e presero la via orientale, e Pipino e Merry cavalcarono verso la terra di Book, e già ricominciavano a cantare. Ma Sam prese la via per Lungacqua e tornò al colle, e di nuovo il giorno stava finendo. Egli vide una luce gialla e del fuoco acceso. Il pasto serale era pronto e lo stavano aspettando. Rosa lo accolse e lo fece accomodare e gli mise la piccola Eleanor sulle ginocchia. Egli trasse un profondo respiro. «Sono tornato», disse.